Eccoci qui, ben ritrovati, gentile pubblico che segue Canale 2 c'è, eccoci con la nostra rubrica quotidiana di approfondimento. Continuiamo a parlare dei temi che tengono banco ultimamente e fra questi c'è proprio il tema del patrimonio culturale della nostra città, un patrimonio sul quale insomma, si è scatenata una discussione politica, ma che noi vogliamo allargare anche al mondo delle associazioni o al mondo di quelle figure che si sono battute per dare più valore, più prestigio al nostro patrimonio storico, culturale. Insomma, su tutti c'è le orme dei dinosauri, quindi Cava Pontrelli e poi il patrimonio inestimabile anche di un'altra cosa importantissima che abbiamo nel nostro territorio, l'uomo di Altamura. Abbiamo con noi Franco Fiore, Francesco Fiore, Movimento Culturale Ora. E allora, tu sei sempre stato uno che da anni, insomma, si è battuto per intanto sollevare l'attenzione su queste vicende che poi sono passate in sordina. Ecco, forse se facciamo un piccolo rewind, tutto quello che sta accadendo oggi è anche figlio dell'acquisizione patrimonio della Cava Pontrelli da parte del Comune di Altamura, altrimenti tutta sta roba della quale si sta parlando oggi sarebbe stata aria fritta. E tutto è anche figlio della partenza della rete museale avviata dal sindaco di Altamura allora, Giacinto Forte. Insomma, è stato quello che ha dato un po' un'accelerata sul piano politico, ma le questioni e le discussioni erano già partite anni prima. Tu con altre persone, insomma, vi siete sempre battuti per dare all'umanità questi grandi patrimoni che Altamura ha nel suo territorio. Innanzitutto grazie per l'invito, Felice, gentili come sempre, grazie a Canale 2 e saluto tutti coloro i quali avranno la pazienza di seguirci. Come bene hai detto, Felice, sì, io credo di essere tra i non moltissimi a conoscere questa situazione fin dal principio ed anche in maniera molto organica, sia quella inerente la tematica cava in primissimo luogo, ma anche quella, come ben sai, dell'uomo di Altamura, interessato anch'esso da un tentativo di saccheggio, adesso pare essersi attenuato, ma vediamo sempre dei colpi di coda come quello che si sta verificando nell'ultimo periodo. Io vorrei fare una piccola premessa. La piccola premessa è che quello che si sta verificando ad Altamura non è altro che la sintesi di quello che accade a livello nazionale nell'ambito culturale in generale, ma proprio del patrimonio storico, culturale, architettonico e in questo caso paleoantropologico. C'è in sostanza una centralizzazione del controllo di tutti questi beni di immane importanza, soprattutto su scala non solo europea, ma anche planetaria, perché ricordiamo, e voglio ricordarlo ancora una volta, fino allo sfinimento, che il Neanderthalensis altamurano è l'unico reperto al mondo meglio conservato, intero e più antico. La Valle dei Dinosauri è tra i primi due, al massimo tre siti di importanza paleoantropologica, non solo per antichità, ma anche per numero di orme e per tipologia di esposizione. Quindi stiamo parlando veramente degli unicum a livello mondiale. E questi grandissimi tesori sono oggetto di forte interessamento da parte di enti, fondazioni, organizzazioni, che spesso non sono ad appannaggio territoriale, ma sono in ambito nazionale. Esattamente come quelle organizzazioni che ad oggi sono, diciamo, la controparte, o meglio, sono gli interlocutori anche dell'amministrazione altamurana, inerentemente alla questione uomo e cava prima di tutto, ma anche del pulo di Altamura, perché di questo si sta parlando. Voglio ricordare a tutti quanti che se non ci fossero stati dei visionari, dei nostalgici, dei romantici come noi, oggi gli attuali amministratori probabilmente non avrebbero neanche avuto la possibilità di parlare di queste grandi bellezze, perché la cava probabilmente sarebbe diventata una discarica o sarebbe rimasta nelle mani di un privato,
L'uomo di Altamura probabilmente sarebbe finito a Roma in qualche laboratorio ad appannaggio di un gruppo di baroni e di studiosi che scrivono libri e che li promuovono facendo soldi in tutto il mondo. Quindi se oggi siamo qui e i nostri amministratori sono qui a parlarne e a riempirsi spesso anche la bocca impropriamente di certe bellezze, perché c'è stato qualcuno che ha fatto un lavoro spesso molto sporco e faticoso, attraverso il quale si è anche esposto a diversi strali provenienti da diversi fronti e che oggi gli sta permettendo di parlare. Quello che si voleva fare era in sostanza esattamente la costituzione di un'organizzazione come quelle con le quali oggi l'amministrazione, in maniera assolutamente raccapricciante, poi capiremo perché, vuole intraprendere questa tipologia di rapporto con il fine della gestione o con delle progettualità che guardano alla gestione di questi siti. Quella proposta fu bocciata nella conferenza dei capigruppo, quindi non fu... Vi dissero proprio a chiare lettere... Sì, la maggioranza non accettò l'attuale maggioranza. Non accettò quella nostra proposta, non permise che fosse convocato un consiglio comunale monotematico che trattasse del tema e della potenziale costituzione di una fondazione. Nell'occasione coinvolgemmo all'interno del progetto tre esperti del tema. C'era un esperto del territorio, il dottor Fabio Modesti, c'era il dottor Antonello Fiore, presidente della più importante associazione di geologia ambientale italiana, e c'era il dottor De Padova, quale esperto, diciamo, in ambito amministrativo, per suggerirci quale miglior strada prendere per costituire proprio questa scatola chiamata fondazione. Cioè, scusami, ti voglio interrompere, ma la risposta che vi deve il comune, cioè non siamo interessati a questa cosa? A maggioranza bocciarono la proposta. E basta, senza dare una motivazione. Si va nel consiglio comunale, questo consiglio comunale che tu ricorderai benissimo, caro Felice. Ricordo. Il consiglio comunale del 3 aprile, dove la maggioranza, la stessa maggioranza che aveva bocciato quella proposta, contestualmente cosa fa? Richiama la delibera numero 60 del 28 settembre 2017, con la quale gli attori che in questo momento erano in maggioranza, all'epoca erano in opposizione, firmarono perentoriamente contro la manomissione, la delocalizzazione dei resti fossili dell'uomo. Bene, il 3 aprile del 2019 invece cosa fanno? Riprendono quella delibera e gli applicano un emendamento con il quale dicono testualmente: no, continuiamo ad essere convinti che l'uomo non va rimosso, ma se il mondo scientifico ci garantisce che non ci sono danni, non si verificano danni e i resti fossili restano qua ad Altamura, possiamo valutare l'idea della rimozione. È un po' come dire: le rapine non si fanno, ma se ci proponete una rapina, diciamo, indolore, interessante, probabilmente possiamo esserci. Questo è il senso. Quindi, Felice, già qui che cosa si intravede? Una volontà non palese di agevolare un percorso diverso da quello che si era difeso fino a quel momento, cioè la completa tutela e il completo mantenimento dei nostri tesori sul territorio, con la possibilità anche, visto che non credo che abbiamo un braccio, una gamba, un occhio, ma abbiamo un po' due gambe, due braccia, un cervello, come un po' dappertutto, potremmo trovare le risorse per gestirla su scala territoriale, questa grande opportunità. Quindi già lì c'è il primo problema. Poi cosa accade? Il comune agevola un progetto chiamato Paleositi, con il quale si vuole intravedere già una visione organica di gestione di tutto il patrimonio. E nel frattempo non muove un dito affinché il pulo venga perlomeno messo in sicurezza. Anzi, Felice, approfitto in questa occasione per dire che la passerella che è ai bordi del pulo sta crollando. Ma il pulo, siamo sempre alle solite, il pulo è privato.
No, no, la passerella. E il comune comunque, la pubblica sicurezza dovrebbe avere il dovere di andare a tutelare, perché lì da un giorno all'altro Qualcuno può noi cascare giù. andremo a prendere persone da giù il pulo, perché la passerella sta crollando. Io ho foto che mi hanno mandato diverse persone dove sta proprio, si sta sgretolando e sai bene che su quella passerella c'è tanta gente che si va a sedere. Quindi è una morte, una tragedia annunciata. Approfitto di questa occasione per denunciare questa cosa. Comunque, torniamo a noi. Dicevo, il pulo, chiaramente per quello che si poteva fare, ma c'è un discorso che la Valle dei Dinosauri è stata da 2 anni, è stato completato, sono stati completati i lavori il 31 dicembre del 2019. Il cantiere sarebbe stato consegnato a gennaio, entro il 31 gennaio del 2020, poi c'è stata l'emergenza, poi non si è saputo più niente della consegna del cantiere. Poi scopriamo che così d'amblè, un po' come Totò e Caciocavallo, viene affidata la gestione delle visite ad un'altra associazione, una cooperativa, un'associazione, anch'essa non del territorio, per gestire queste cose qua, in maniera molto, diciamo, amichevole, molto, Non è diciamo. stata messa, diciamo, in sicurezza parte delle orme, non tutta la cava, insomma. È stato Sì. fatto un lavoro solo in una parte. Sì, sono una C'è tutto il parte. resto Un che si. lavoro peraltro che io poi in un'altra occasione ne parliamo, trovo anche abbastanza discutibile. Comunque, andiamo avanti. E abbiamo una rete museale dell'uomo di Altamura che fa meno numeri, cioè con il Neanderthalensis più antico, meglio conservato del pianeta, con un progetto di rete museale che è costato all'incirca 2 milioni di euro nel 2017, con 3 luoghi interessantissimi messi a disposizione della rete museale, che è il Palazzo Baldassarre, il Museo Archeologico Nazionale e il Centro Visite dell'Uomo di Alvalunga, che fa meno numeri dei servizi pubblici di Porta Matera. Cioè fa numeri da ridere, perché è evidente, se noi a queste organizzazioni li andiamo a foraggiare ogni anno con i soldi pubblici, loro raggiungono i loro numeri, poi tutto ciò che non riescono a fare li foraggiamo con i soldi del Vabbè, non comune. potrebbe essere proprio questo il motivo che ha spinto l'attuale amministrazione a prendere una decisione in E qualora non quella si. direzione che adesso, insomma, stiamo almeno perlomeno monitorando per capire se sarà realmente così. Poteva essere apprezzabile questa opzione qualora non si fossero destinati oltre 1 milione di euro a disposizione di questo partenariato, ma sappiamo bene che sono stati già accantonati dal comune di Altamura per l'evenienza oltre 1 milione di euro. Beh, gli amministratori che abbiamo intervistato hanno detto che di fatto non è così, che le carte vanno lette bene, questo milione e 85 mila più IVA, che sono 1,3 milioni, andrebbe in 5 anni a chi farà un lavoro di consulenza, eccetera, e darà poi delle indicazioni. Queste somme andranno solo se verranno intercettati dei finanziamenti dai quali puoi decurtare le somme per pagare questi servizi. Quindi, Questo è quello che hanno questo detto gli è tutto da amministratori vedere, da noi. se saranno visti, presi, finanziamenti, trovati. Va. Il fatto che siano state messe per l'evenienza già 1 milione e rotti euro a disposizione di questo progetto è un fatto. Quindi, se noi decidiamo di dare vita a questo partenariato e l'organizzazione che se lo accredita porta avanti questo progetto che ha proposto e che il comune ha incassato e ha dato l'ok, quindi poi dovrà corrispondere quel 1,2 milioni, quel 1,3 milioni messo a disposizione per realizzare quel progetto che gli è stato proposto Questo è all'organizzazione. inopinabile di E fatto, quindi di che cosa stiamo perché parlando? nella bozza di progetto chi ha presentato questo progetto al comune ha fatto una specie di riepilogo Ha fatto un dicendo: noi per progetto. fare tutto questo lavoro alla fine vi potrebbe costare tanto. E quindi il comune ha preso visione. Però Poteva. attenzione, c'è un altro aspetto, che quello sul quale noi adesso vogliamo un po' riflettere, che il comune ha pubblicato, diciamo, una specie di. Ha aperto le Avviso. finestre, se qualcuno ha delle idee, datemi una mossa perché ci sono 30 giorni di tempo. Qualcuno si è affacciato alla finestra No, ma allora, e ha chiamato gli altri. innanzitutto una proposta, quella del 2019, il Comune già l'aveva, per esempio.
Ed era già una proposta che aveva e che ha ignorato scientemente. Mi piacerebbe capire perché l'ha ignorata scientemente e contrariamente all'altra proposta ricevuta e che ha avallato, ha preso in considerazione. Punto numero uno. Punto numero due, non lo so se è normale che per un'organizzazione si dà la disponibilità di 2 anni, 3 anni di tempo per proporre e per realizzare un progetto. Quinquennale, un piano quinquennale. No, per realizzare, fare una proposta, hanno avuto l'organizzazione che ha fatto la proposta ha avuto 2 anni di tempo, 3 anni di tempo per formulare questa proposta, questo progetto, mentre gli altri dovrebbero far tutto e d'amblè, e magari per caso si devono trovare a vedere l'avviso sul sito del comune perché non è stata data alcuna pubblicità, o sbaglio, Felice, non so. Beh, io, no, adesso è uscita questa cosa. Ma adesso sono finiti già i 30 giorni, quindi diciamo che... Sì, siamo agli sgoccioli. Sì, siamo agli sgoccioli, ma io immagino che per una cosa così importante, se si ha l'interesse, se si ha l'entusiasmo... Io ti vorrei chiedere proprio questo, partendo da questa vostra proposta nata nel 2019, ecco, secondo te c'erano gli strumenti e le capacità e le possibilità per far sì che la città di Altamura qui in modo autoctono trovasse le risorse, perché si poteva coinvolgere che so le banche, grosse aziende e fare un piano di investimenti voglio portasse a dei risultati? Voglio ricordare che 1.018.000 euro sono state già spese e messe a disposizione dalla sovrintendenza attraverso il ministero. Scusa. E ci sono al comune di Altamura, precisamente dal settembre del 2016, ancora 3.200.000 euro da utilizzare per la valorizzazione e la promozione del sito Cava Pontrelli, che nell'amministrazione precedente, nell'attuale, ha avuto la forza, le capacità, le professionalità, il tempo, non lo so, di realizzare dei progetti per utilizzare quei fondi, che sono lì, fermi, da 5 anni. Quindi i soldi in qualche modo c'erano. E se altre organizzazioni sono in grado di reperire ulteriori fondi, come per esempio sollecitando il Ministero, la Sovrintendenza, con dei progetti, i fondi ci sono e si trovano, ci vogliono i progetti. Se i progetti li proponiamo e li azzoppate in conferenza dei capigruppo, non li valutate neanche, sebbene fossero volti a coinvolgervi istituzionalmente e anche personalmente nelle idee, questo è raccapricciante, inspiegabile. Dobbiamo capire quali sono i motivi reconditi che inducono i nostri amministratori a guardare a destra o viceversa e non a sinistra. Quindi ci sono delle motivazioni, Felice, che noi non conosciamo o che perlomeno possiamo intuire, ma che con certezza probabilmente non conosciamo, che inducono i nostri amministratori a pendere da una parte invece che, secondo me, a muoversi nell'indirizzo della luce e dell'interesse collettivo. Perché, scusatemi, quale interesse può avere un amministratore ad assumersi la responsabilità di delle scelte che potrebbero anche verificarsi sbagliate e che, insomma, diciamo, possono essere un'opportunità unica per il futuro? Cioè, se io fossi un amministratore, sto decidendo una cosa molto importante, io vorrei avere tutti e che lo decidessimo tutti insieme, perché domani non vorrei sentirmi l'unico a dover aver preso determinate scelte. Insomma, una decisione così importante sarebbe dovuta anche sbagliata dal Consiglio Quindi Comunale. Perché addirittura si oscura la possibilità di un consiglio comunale monotematico? Perché non si dà la possibilità a persone che sicuramente conoscono gli argomenti, i temi, hanno esperienze e forse anche competenze maggiori di tutti coloro i quali stanno decidendo nelle stanze del comune su questi temi? Dove sono mai stati l'attuale assessore alla cultura, compreso il dottor Perrone precedente, quando si è stato a fare la guerra, Felice, per far sì che la cava non diventasse una discarica, che non fosse oggetto di una perequazione urbanistica? Dove sono stati questi signori quando il gruppo di studi voleva estrarre e portarsi con il progetto Karst via i resti fossili dell'uomo? Tu sei stato testimone in queste cose. Io c'ero, gli altri quasi sempre non li ho visti. Allora, perché c'è questo modus? Secondo me, quando c'è questo modus, evidentemente ci sono motivi che noi non conosciamo e che inducono questi signori a muoversi in maniera meno lineare.
Non c'è altra spiegazione. Intanto diciamo che è emersa una tua dichiarazione sulla quale cercheremo di fare chiarezza sul fatto che ci sono ancora 3 milioni e mezzo di 3 milioni e 2 per la precisione disponibili, quindi scaveremo certo nelle carte del comune per capire fondi se arrivati, ci sono realmente questi fondi arrivati. E perché non sono stati ancora spesi, perché mancano i progetti. Sono i fondi arrivati per la paleoantropologia nel governo Renzi, nel patto Stato-Regione per l'area metropolitana di Bari, tra De Caro e Renzi, e sono lì. Era settembre 2016, sono arrivati 3 milioni e 200 mila euro, sono lì, anche quello è oggetto di ragionamenti da palazzo, te lo garantisco, no, carità, è oggetto di ragionamenti, stanno cercando di capire come... Diciamo che non vorrebbe essere una battuta cattiva, però insomma... Come meglio sono gestire. Bravi a conservare i soldi, perché c'è un avanzo di gestione di diversi milioni di euro, insomma, sono soldi non spesi. Quindi non vorrei che, tra virgolette, insomma, fossero quindi bravi a risparmiare. La domanda che io mi pongo da semplicissimo cittadino, da comunissimo cittadino, ma perché un'amministrazione non vuole minimamente confrontarsi con la città, con gli operatori culturali, con le associazioni, con i competenti, perché qua nel momento in cui coinvolgiamo professori universitari, e l'abbiamo fatto, esperti, presidenti di associazioni come la SIGEA, esperti del territorio di ampio respiro, ma perdonatemi, perché non confrontarsi? Quando tu mi insegni, Felice, che quando qualcuno si sottrae al confronto c'è sempre qualcosa di poco chiaro dietro. Beh, possono essere tanti i motivi per i quali uno si sottrae. Certo che possono essere tanti, come probabilmente anche in questo caso sono diversi i motivi. Bisogna capire. Ma comunque c'è sempre qualcosa di poco chiaro. Allora, che la politica abbia il dovere, il compito di decidere, per carità, è così. Le decisioni della politica danno poi gli indirizzi e diciamo le linee guida sulle quali dare un percorso a un qualcosa. Però la politica ha comunque, e soprattutto a livello locale, l'obbligo di rendere partecipe la cittadinanza, perché stiamo parlando di soldi nostri, della collettività. Adesso Felice però, vorrei... Quindi su questo io sono sempre dalla parte di chi dice un momento, voglio essere ascoltato anch'io, perché è legittimo. Non essere ascoltati fa anche rabbia. Certo, anche perché... E poi tu sei uno che, insomma... Si arrabbia spesso per queste, ma non è che mi arrabbio, queste motivazioni. Ma io non credo di essere uno che mi arrabbio, io credo di essere uno che fa e che ha fatto, è tanto, e senza alcun tipo di interesse di carattere personalistico, e se c'è qualcuno che può dimostrarmi il contrario sono qui che l'aspetto. Ma il problema è un altro: se questi signori si permettono di agire in questo modo, Felice, è perché ce ne sono altri che gli permettono di farlo. Perché qui bisogna dire anche due parole all'attuale opposizione. Chiaramente non sono tutti uguali anche nell'opposizione, ma l'opposizione non si può svegliare dopo 3 anni dal torpore e rendersi conto che hanno approvato 4 delibere sul tema da quando sono in auge questi signori. Cioè io l'allarme l'ho lanciato il 3 aprile del 2019, anzi vado ancora avanti, l'allarme l'ho lanciato il 26 ottobre del 2018, era di venerdì ed era precisamente il giorno dopo che il 25 ottobre siamo andati, Felice, ricordati, e stavano facendo le discese in grotta il gruppo di studi. Sì, noi venimmo con le telecamere quel giorno, la Malunga. E il giorno dopo le lamentele del professor Manzi, perché il pazzo di Francesco Fiore era andato lì a bloccarlo, la sindaca convoca un incontro al comune di Altamura, alcuni consiglieri comunali mi chiamarono quale persona, diciamo, più informata sui fatti, e io mi sono messo a disposizione e sono andato, e c'erano oltre 40 persone che possono testimoniarlo. Al mio intervento la sindaca ha cercato di allontanarmi fisicamente dalla sala comunale, cioè da casa nostra, cioè è chiaro? Vabbè, ricordo la vicenda, era una discussione che credo quindi non era stata aperta, e quindi, comunque. E quindi sì, non era stata aperta. Certo, cioè chi era arrivato dall'estero, per cui
insomma, ricordo adesso. E no, Felice, c'era una forte discrasia che mi poneva nella posizione legittima di esserci, e che in quell'incontro non c'erano solo i consiglieri comunali, ma ricordo che c'erano alcune associazioni vicine all'amministrazione, alcune altre associazioni coinvolte nella tematica, e invece Francesco Fiore non poteva esserci, sebbene Francesco Fiore credo sia uno dei pochissimi che si sia occupato dei temi da lunghissimo tempo e sempre in prima linea. Quindi ci sono forti discrasie in questa gestione, e io temo, anzi credo e sono certo, che l'unica spiegazione a questo modus portato avanti ormai dall'amministrazione da 3 anni è volto unicamente alla volontà di gestire una serie di tematiche attraverso degli equilibri che noi non conosciamo. Ho capito. Ti vorrei fare un'altra domanda che non vuole essere provocatoria, però è una riflessione sulla quale vorrei un attimo soffermarmi con te. Ipotizziamo che chi studierà, chi penserà, chi farà, diciamo, dei progetti e darà delle indicazioni all'attuale governo su quello che potrebbe essere il percorso del nostro patrimonio del quale stiamo parlando, ecco, se queste indicazioni di qui a 10 anni porterebbero Altamura a dei risultati eccezionali, tu cambieresti opinione, diciamo, su chi? No, io neanche ti è stato, diciamo, sempre contro. Neanche lo escludo questo quale auspicio, anzi sarei la persona più felice se questo accadesse. Tuttavia, perché questa evenienza non la decidiamo insieme e non valutiamo quali sono i punti di forza che magari in questa occasione ti hanno indotto a decidere di andare in questa direzione? Cioè, tu oggi stai facendo una scelta, va bene, può essere anche la scelta migliore in questo momento, io non lo sto mettendo in dubbio, ma essendo anche noi dei players in questa situazione, perché siamo altamurani, siamo cittadini altamurani, e quindi credo che siamo, diciamo, naturalmente coinvolti, perché ti sottrai alla possibilità di poterne parlare, sebbene tu sappi con certezza che di fronte hai delle persone che un minimo di infarinature, di conoscenza degli argomenti, probabilmente anche molto di più di quanti oggi stanno trattando il tema, li hanno. Perché ti sottrai? Qual è il motivo per il quale ti sottrai? Vabbè, come si dice, lo scopriremo solo vivendo. Noi ci auguriamo comunque che ogni elemento, ogni argomento, insomma, porti tutto, diciamo, o meglio, faccia sì che la nostra squadra di governo sia il più trasparente possibile. Insomma, noi questo vogliamo. E poi aggiungiamo solo una cosa a questo. Riuscire a far sì che due potenzialità, quale la Valle dei Dinosauri di Altamura e l'uomo di Altamura, ottengano dei risultati, Felice, è molto più semplice che far sì che non li ottengano. Perché io, che sono titolare della pagina Cava Pontrelli Valle dei Dinosauri e sono titolare della pagina Salviamo l'uomo di Altamura, soprattutto per la Valle dei Dinosauri, i dati li ho sotto mano, posso mostrarli quanto voglio. Negli ultimi 6-7 mesi, da quando si è un po' stemperata la questione emergenza e quindi l'arrivo del buon tempo, ogni giorno arrivano perlomeno 30-40 richieste per visitare la Valle dei Dinosauri. Sebbene questa amministrazione, è un po' l'aria che si respira in generale in questa città, da qualche tempo fa di tutto per cacciarli i visitatori, perché abbiamo una città al minimo storico in termini di degrado, di pulizia, non c'è un point informazioni, la gente è persa, non ha alcun tipo di punti di riferimento, non ci sono i siti di importanza storica aperti, e quelli che sono aperti in maniera veramente molto aleatoria. Cioè, c'è una disorganizzazione, una frammentazione, una mediocrità senza precedenti, e tuttavia Altamura è piena come un uovo di visitatori. Beh, è un peccato. Quindi, diciamo che sì, per alcuni versi è veramente così. Qui quando arrivano i turisti sono poverini allo sbando. E quindi è difficilissimo far sì che tutta questa grande potenzialità che abbiamo non produca risultati. No,
è impensabile. Quindi è un po' come mettergli il pallone sul dischetto, dargli pure i soldi, dire al portiere spostati e fai gol. Auguri, auguri. Vabbè, chiudiamo così con questa tua metafora che non è male. Non auguri. È vabbè, è bello tirare un po', però c'è anche chi sbaglia a calciare il rigore a porta vuota, eh? Non è detto. Vabbè, ma sei riuscito a fare una proposta, un rigore, lo riesci a tirare. Vabbè, c'è anche chi sbaglia, non si sa mai. Un rigore, a porta vuota. A volte. Magari gliel'allargano un po' di più la porta. Se gliela spostano mentre calci, insomma. Gliel'allargano. Vabbè, d'accordo, ringraziamo Francesco Fiore. Sempre un grande piacere, Felice, grazie Canale 2. Per grazie essere stato qui. A voi che ci avete ascoltati, grazie. Vabbè, come vedete noi non molliamo, insomma, siamo presenti tutti i giorni, cerchiamo di parlare delle questioni che interessano la nostra comunità e vi posso assicurare che non sono solamente quelle che avete sentito all'interno della nostra rubrica, anzi vi consiglio di seguire subito dopo la nostra puntata di Canale 2 c'è Chicchirichì con Emanuele Giordano perché insomma in giro per la città di Altamura di lavoro per la squadra di Chicchirichì ce n'è davvero tanto e quindi vi suggeriamo di seguire Chicchirichì subito dopo questo appuntamento di Canale 2C. Grazie a Francesco Fiore per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. È tutto cari amici, anche per oggi vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre tutti i giorni alla solita ora.